questa sera mi sembra una festa, come se venisse veramente qualcosa di più importante di quello che non è venuto fino ad ora. A me pare che ci sia la buona volontà di tutti di voler fare qualche cosa di utile per quanto riguarda i cittadini che sono letteralmente emarginati. Io è da un po' di anni che tento di avvicinare, essere vicini a chi, diciamo, soffre. Ci incontriamo spesso tutti i giorni. Il mio sindaco ha capito questa esigenza mia personale e a nome dell'amministrazione comune di Agira io devo dire che in effetti stasera, una delle prime volte, abbiamo qui la presenza a livello provinciale per quanto riguarda un problema che attanaglia 1330 famiglie. Questo saluto che io do alla, diciamo, presenza dell'onorevole Maria Greco, all'onorevole, diciamo, Maria Loro, anche all'onorevole Venturino, che mi sono candidato quando l'ultima volta ci siamo visti a Palermo, dico io desidero, mi candido perché tu possa venire ad Agira, visto che hai sposato un problema molto serio e importante. Perché serio e importante? Perché non si capiva nulla fino a un po' di mesi fa qual era il vostro destino. E tuttora, se non c'è una presa di posizione seria, sarà molto difficile capirci quanto poi ce ne andiamo da qui e ognuno di noi pensa di aver risolto un problema. Assolutamente no. Qui il problema va aggredito, perché alla fine, diciamo, del 31/12/2014 nasce un problema per la categoria dei cantieri dei servizi. Quindi a questo punto la rimodulazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Venturino assieme a altri colleghi qui presenti, Mario Loro, non hanno fatto altro che stimolare un po' nella reale, diciamo, economia di un bilancio regionale che tutto c'era tranne che quasi quasi la vostra presenza. Allora qui bisogna voltare pagina. Quindi se noi sin da stasera, come è stato, diciamo, per 15 anni, questo per me è il passato, è un calvario, perché viene a mancare non solo un'economia in tutti i comuni, ma viene a essere offesa l'intelligenza di chi ha voglia di lavorare e spendersi senza chiedere niente a nessuno. Perché voi volete lavorare, non volete qualcosa che vi venga contraccambiato per dire dovete sottostare a determinate, diciamo, come dire, progetti. Perché il vero progetto, abbiamo adesso visto, è restituire la dignità all'uomo.